come faccio a distinguere un concorso serio da uno meno serio? Partiamo dal presupposto che ogni casa editrice, ogni associazione culturale, a volte anche il comune stesso di un posto, di un luogo, tende a organizzare dei concorsi letterari. La maggior parte delle volte diciamo che le motivazioni sono positive, cioè l'idea di iniziare, di attrarre nuovi scrittori talentuosi con un concorso. Quindi io organizzo di modo che partecipa un nutrito numero di persone, magari tra queste persone trovo davvero uno scrittore, una scrittrice con del talento, una storia originale da mettere sul mercato, per cui, non so, utilizzo il classico metodo, due piccioni con una fava, organizzo un concorso, creo un po' di rumore, di movimento sulla mia pagina, sui miei canali, su tutte le mie piattaforme e allo stesso tempo faccio lo scouting, quindi riesco a trovare un qualcuno che sappia davvero scrivere, un qualcuno che alla mia casa editrice mancava. A volte invece le motivazioni non sono così positive, sono motivazioni legate semplicemente al farsi vedere, al farsi conoscere. Organizzano appunto questi concorsi semplicemente per avere nuovi pollastri da spennare, persone individuali, quindi nuovi scrittori che non sanno come funziona il mercato editoriale e offrire loro un contratto a pagamento. Perché partecipare a un concorso? L'unico motivo valido è la visibilità. La visibilità è l'unica cosa che avrai davvero dalla vittoria o dalla vincita di un concorso letterario, per cui è molto importante comprendere a quale concorso partecipare, perché se è il concorso della casa editrice, chi la conosce in provincia di non so nemmeno io dove sei, non vale la pena, perché anche se vinci un premio letterario, il primo premio di questo concorso e magari a partecipare siete stati in tre, è evidente che non hai vinto perché sei davvero uno scrittore talentuoso. Hai vinto per mancanza di partecipanti, hai vinto per mancanza di concorrenza, quindi non è una vera vittoria, è un po' la vittoria di Pirro: hai vinto per forza, avete partecipato in tre, i premi erano tre, uno dei tre vince, il peso, il valore di quel premio ovviamente non può essere alto, non può essere un valore riconosciuto a livello nazionale. Che tipo di concorso è meglio scegliere? Ovviamente quelli organizzati da gruppi editoriali di una certa levatura, case editrici di una certa levatura. Non intendo solo case editrici che fanno dei numeri bestiali o gruppi editoriali che raccolgono al loro interno 12 case editrici super conosciute e il cui marchio conosciamo tutti, ma anche case editrici piccole, indipendenti, non a pagamento, che però sono specializzate magari su un determinato settore, quindi si occupano esclusivamente di un genere o hanno una collana in particolare, cercano nuovi talenti e quindi organizzano un concorso per cercare di fare scouting. Il secondo consiglio che ti voglio dare è valutare la casa editrice, valutare il gruppo editoriale a cui appartiene la casa editrice. A volte i concorsi vengono organizzati da singoli editori, a volte invece fanno parte di un gruppo più ampio, quindi andrai poi a rientrare, a orbitare nel marchio dell'intero gruppo editoriale, non solo di quella casa editrice in particolare. Ovviamente tu firmerai con quella casa editrice in particolare, però è sempre bene valutare in che modo si muove tutto quanto il gruppo, che distribuzione ha, che tipo di potere promozionale e di presenza sul territorio ha, eccetera eccetera. Maggiore è il territorio a cui si rivolge, quindi ai lettori possibili a cui si rivolge la casa editrice, maggiore sarà la possibilità di essere letto poi in un futuro, se dovessi vincere il concorso a cui stai partecipando. Quindi ampliare, avere una fetta ampia di lettori possibili futuri è secondo me uno dei motivi principali per cui partecipare a un concorso letterario. Terzo e ultimo consiglio: valutare attentamente il contratto che ti offre la casa editrice. Ne abbiamo già parlato un po' fino ad ora, ma mi raccomando, appena vedi clausole come obbligo di acquisto copie in caso di vittoria, di vincita, oppure cessione totale dei diritti in cambio di nulla, il premio è la pubblicazione in un'antologia dove verranno raccolti altri tot di racconti, romanzi, di opere che hanno partecipato senza nessun tipo di distribuzione o di immissione nel mercato, con magari obbligo di acquisto copie, ti stai andando a infilare in un concorso a cui non vale la pena di partecipare, perché è un concorso che si autofinanzia grazie alle persone che si iscrivono. Di solito questi concorsi minuscoli hanno anche una quota di iscrizione, quindi tu vai a foraggiare prima con la quota di iscrizione e poi anche con l'acquisto copie e proprio le spese sostenute dall'editore per pubblicare i vincitori del concorso. Ovviamente poi molti so che diranno ma tanti concorsi sono tutti preraccomandati, si sa già chi, certa gente partecipa perché in realtà sa già di dover vincere, di poter vincere. Ti posso assicurare che non è sempre così. Ora ovviamente i raccomandati esistono dappertutto e sempre esisteranno, però non in tutti i concorsi, soprattutto in quelli in cui a volte sono gli stessi scrittori a votare, come il torneo letterario scrittore,
vincitore e gli altri concorrenti, ecco, difficile che si sappia già in partenza chi arriva a vincere davvero il concorso. Io ti consiglio di farti un giro sui siti delle case editrici più famose o quelle che tu apprezzi, che segui, di cui hai libri in casa. Per esempio, ora Mondadori ha iniziato a organizzare un suo concorso per esordienti, Feltrinelli, il gruppo Holden, ne organizza un altro attraverso la piattaforma ilmiolibro.it, c'è il torneo letterario scrittore, che è il torneo sempre per esordienti, che è organizzato dal gruppo Mauri Spagnol, quindi Garzanti, Longanesi e tutte le varie case editrici di cui fa parte il gruppo. C'è il bellissimo premio Neri Pozzi Editore, che è un premio abbastanza importante, di una certa levatura. Sono una buona palestra i concorsi, anche perché spesso quelli più seri offrono delle schede di valutazione, anche minime, dell'opera che hai deciso di presentare, quindi spesso hai un minimo di riscontro da parte di chi ti ha letto e ti ha valutato sulla base di quello che hai scritto. Quindi magari ovviamente non saranno schede di valutazione approfondite, però un commento ragionato su quello che tu hai presentato spesso può servirti per modificare il tuo romanzo e capire verso quale direzione deve essere ampliata o modificata o dirottata la tua storia.